40 anni, dagli anni 70, ci siamo occupati di automazione e la nostra storia è iniziata con, siccome sono un fisico, con apparecchiature di tipo nucleare. Siamo passati a lavorare nel campo tessile, che all'epoca era molto attivo e interessante, specialmente nella zona di Como, Varese, Milano, Novara. In seguito il tessile è stato tutto trasferito in Cina, in Turchia e compagnia bella, e quindi a questo punto ci siamo specializzati nel food, packaging e farmaceutica. Di seguito vi farò vedere alcuni esempi un po' particolari nell'ambito di strane applicazioni. Noi in genere facciamo sempre cose strane, siamo una ditta piccola, circa 20 persone, e ci siamo specializzate nel cercare le sfide, challenger, come dicono gli americani. In questo senso abbiamo prodotto apparecchiature che sono distribuite in tutto il mondo, diciamo dagli Stati Uniti, costa californiana, costa est, Svezia, Israele, Turchia, Egitto, andando in là verso il Far East, eccetera, Romania. Oggi vorrei parlare, allora, adesso, diciamo che siamo buoni partner di Comau, che fortunatamente si è messa a produrre una serie di robot più piccoli di quelli che faceva originariamente, che erano tipicamente orientati all'automotive e quindi erano di dimensione come payload superiori ai 100 kg. Attualmente Comau ha coperto questa gamma, diciamo bassa, e abbiamo dei prodotti che vanno da 3 kg fino ai 60, 100, 200, eccetera, eccetera. Quindi ci rimane fuori, e Baroncelli lo sa bene, io insisto perché devono fare un delta cinematica parallela. Attualmente usiamo sempre, e vedrete qua nelle foto, ABB, di cui pure siamo integratori. Allora, questa è una cella, per esempio, tanto per farvi vedere, fa qualcosa di molto semplice, in scatola. In Israele delle patatine, la ditta è la Frito-Lay, in scatola delle patatine di, dopo vi farò vedere anche il video, di chips potato standard per famiglie, quindi grossi pacchi al cui interno, che escono da una macchina verticale di packaging, al cui interno ci sono tante piccole bustine. Da noi si userebbero di più che non per la casa, per i bar. Qui vedete invece un'applicazione in Romania nel campo del caffè macinato, della Strauss, e sono pacchetti che raccogliamo 85 pezzi al minuto. E il problema in tutto l'alimentare è che in genere vi trovate davanti a una busta che non ha una forma, non ha una dimensione, è floppy, come dicono, cioè flessibile. E quindi, contrariamente agli esempi che abbiamo visto stamattina, non ha delle dimensioni precise e valutabili. Oltretutto, non si riesce, a maneggiare in modo semplice il prodotto con delle ventose, come succede invece che si può fare con le scatole. Di fianco vedete un sistema per imballare, il panbauletto della Barilla, tanto per intenderci. Questo invece è un prodotto che vi piacerà molto di più. Abbiamo qua il dottor Bellini della Banca d'Italia e si tratta degli euro. Abbiamo fatto per loro degli impianti che maneggiano le ballette di 50 euro e 20, dico giusto? Anche 5. E questo sistema praticamente provvede anche a identificare le prime banconote tramite telecamere, serial number, c'è dentro un RF tag e altre cose di questo genere. Qui
Non è partito video. Questo è preso dalla ragione di sicurezza, è preso non ci lasciano filmare, e allora l'abbiamo preso dal telegiornale del TG2 che ha avuto i permessi insieme a Alberto Angela. E qui si vedeva all'inizio appunto questa fase di impacchettamento e inserimento nelle scatole. Poi abbiamo qua delle applicazioni di coperchietti per le salviettine, quelle umidificate, con inserimento della colla sopra ad alta velocità, arriviamo a circa 100 al minuto, abbiamo impianti sia negli Stati Uniti, nella North Carolina, che in Germania, sopra Düsseldorf, che in Israele. Qua vedete i pacchettini che arrivano, questo è il distributore dei coperchietti, viene applicata l'etichetta col tipo prodotto e il pacco è girato, c'è un sistema di visione che controlla l'orientamento del pacco tramite l'etichetta di chiusura interna, questo è il sistema di visione con l'illuminatore, e qua c'è il robot che applica e insegue l'oggetto. Quando vedete che gira, ci sono tre ugelli che spruzzano la colla in un modo che è personalizzabile da parte del cliente, in modo user friendly, diciamo, proprio spostandosi. Questa invece è un'altra applicazione, diciamo, o pacchi come prima, di salviettine umidificate che vengono unite assieme, è il tipico della grossa distribuzione. Cioè unire tre pezzi, per esempio di cioccolato o cose di questo genere, con un handler e poi fornirtelo 3x2, 2x3, 4x7, quello che il marketing richiede. Questa è la macchina che gira negli Stati Uniti e produce, come vedete, questi pezzi che vanno al Walmart e viene tutto applicato in modo... Qui in questo caso abbiamo fatto un robot con degli assi. Questa è un'applicazione invece di DoiPack. I DoiPack sono quelle buste flessibili stand up su cui a volte c'è il tappo rimovibile, per parlare italiano, e c'è la maniglia da un litro oppure anche più piccole, per lo shampoo, i detergenti chimici e cose di questo genere. Anche qua il sistema robotizzato apre la scatola, introduce le buste compattandole, tutto l'imbuto è movibile e comprime la matrice intanto che viene inserita, accompagnando il tutto. Uno dei problemi che hanno appunto, per esempio, queste buste che spenzolano in giro, e quando tirate su una matrice dovete per forza tenerle assieme e schiacciarle leggermente, perché le scatole le fanno sempre più piccole dell'insieme dei pezzi. Questo per esempio è un impianto in Egitto, quello di prima era in Svezia. Questo è un impianto in Egitto dove c'è un raggruppamento, è la Caltex Chevron, la benzina, dove c'è le tanichette dell'olio che usano le automobili che si prendono alle stazioni. Anche qua c'è una varietà notevole e il prodotto ha 3.000 tipi differenti di scatole. Per esempio abbiamo fatto un cliente sempre in Svezia invece, dove si passa dalla bottiglietta monodose che usate di shampoo per in hotel, dove ci stanno dentro 48 bottigliette in ogni strato, alla tanica grossa, diciamo, per l'IKEA o per altri produttori tipo la Volvo, eccetera, per il lavavetri, eccetera, da mettere dentro nel... In questo caso c'è il cliente, abbiamo dovuto fare delle pinze intercambiabili perché la varietà era circa 130 prodotti diversi e quindi non si riusciva a compensare tutti i prodotti, e il cliente da se stesso fa, tramite un software che abbiamo sviluppato,
la creazione del palette e della matrice di inserimento. Questo è sempre per la grossa distribuzione. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Ecco, vedete qua, questo è il tipico di testata, diciamo, mini palette, è un quarto di palette da 400x600, viene fatto in con degli inserti di cartone. Il prodotto non è così facile da maneggiare come sembra, perché quando si infilano gli inserti di cartone tendono sempre a incastrarsi, anche perché per ovvi motivi economici tendono a fare il cartone più schifoso possibile, ovvero meno caro possibile, e quindi a volte è proprio piegato. Quando poi un vassoio come questo che vedete qua, tre sovrapposti col pan bauletto, viene creato, e qui abbiamo il robot che crea proprio tutto con la colla hot melt la scatola, quando poi il vassoio è fatto ed è riempito con la funzione che vedevate prima, i tre vassoi vengono preso, il mini pallet che è un quarto di pallet di legno, viene sovrapposto, i tre pallet sovrapposti. Adesso vi faccio vedere il video in cui l'operazione è svolta in automatico. Abbiamo l'esempio di robot collaborativo, perché il payload di un robot non è sufficiente, nello stesso tempo bisogna fare delle lavorazioni dai due lati di questo cartone per far saltare via i pezzettini, in modo che quei pezzi di incastro di cartone che vedete sopra vadano dentro. Guardate la velocità, è solo per far vedere le movimentazioni. Tutti i robot comando naturalmente. Avete visto il cartone che è saltato via? Adesso muove indietro il pezzo e ne sovrappone un altro che è stato riempito da altri robot. In questa area ci sono 5 robot che lavorano assieme. Lo stesso robot può cambiarsi le pinze da solo per fare sia la parte in caso di carichi di riempimento che la parte di accatastamento. Vi dà anche un colpettino per essere sicuro che scatti. Questo è un robot invece che crea delle grosse scatole per un impianto, in questo caso sempre di patatine, in cui crea la scatola e inserisce poi, in collaborazione con la macchina, diciamo, accatastatrice, che ha due stazioni, il prodotto all'interno. In questo caso i prodotti arrivano con una velocità di circa 30-40 bustoni al minuto. Purtroppo qui avevamo anche problemi di, come potete notare, di dimensioni, perché non c'è spazio fisicamente dal cliente, e questo è un problema che frequentemente nelle aziende alimentari, per esempio, si presenta. Tipicamente l'azienda alimentare non è grande come Barilla o roba del genere, per cui ci sono i grossi capannoni a disposizione, ma ti danno a disposizione, come in questo caso, 3 metri per 2 o cose di questo genere. Bisogna riuscire a fare la macchina tutta accatastata. Questa è una macchina invece dove facciamo il wrap around intorno a dei rotoli di catramina. Sono dei rotoli del peso di 45-50 kg che poi vengono srotolati sul soffitto della terrazza oppure del capannone e saldati con la fiamma. Quindi c'è un silo a destra dove ci sono i cartoni che vengono rilasciati direttamente dal pallet,
il sistema distribuisce la scatola, crea la scatola. Vediamo se riesco a farlo. Dovrebbe partire. Ecco, viene creata la scatola dal sistema ad assi e poi il robot lo preleva e preleva il rotolo appena arriva all'interno e viene messo dentro nella scatola che poi viene sigillata. Viene chiusa su due lati, sinistra e destra. Fate conto che il rotolo è circa 1,5 metri, 1,2 metri. Dopodiché la parte in fondo che vedete è l'uscita dove va sulla palettizzazione. Questo è un impianto a Los Angeles. Qui abbiamo un robot di grossa capacità che solleva rotoli di tessuto Lycra. Il Lycra è il tessuto elasticizzato, quello per i costumi da bagno, per intenderci, o i calzoni delle donne, quelli elasticizzati. E c'è una slitta Goodell da 12 metri, i pallet qua sono circa 45 kg di plastica con dentro delle sbarre di ferro, perché in America usano dei pallet molto fuori standard, perché con il peso che c'è su, se no si piegano i nostri pallet di legno. Allora, dentro nel profilo longitudinale ci sono dentro delle putrelline praticamente di acciaio. Qui il robot svolge due funzioni, non solo palettizza ma fa anche sort, perché dalla macchina che si vede intestata, che è l'imballatrice, il robot legge il barcode e sotto al film di polietilene, e identificando il prodotto in base all'archivio, al database che ha in memoria, decide su quale dei pallet deve andare. I pallet sono assegnati a un differente colore, per esempio a un differente tipo di tessuto, disegno. A lato, se notate, ci sono gli AGV che stanno portando via il prodotto finito che va direttamente alle baie di carico dei camion. Allora, qui invece abbiamo un sistema per fette di prosciutto e pan di Spagna. Devo accelerare, scusate, mi ha segnalato che sono fuori tempo massimo. Usiamo un Bernoulli perché la fetta di prosciutto, se si aspira, tipicamente essendo sottile va a finire tutta dentro nell'aspirazione. Invece con il sistema di Bernoulli, come potete vedere, si solleva addirittura da 2 centimetri o 3. E nello stesso tempo nel Bernoulli, essendoci l'aria che esce fuori invece di essere aspirata, l'oggetto non viene stressato ma levita. Questo invece è un'applicazione con un principio di coanda che è il ring jet. Questo serve per i grissini con grossi semi, possono essere i semi di zucca, i semi di girasole, i semi di sesamo, si usano in Italia. Qui vedete tutto il range, vado veloce, baroncelli, non preso parte. Allora, qua vi faccio vedere, questo è il problema, arriva la piastra del forno, ci sono su tutti i semi. Ripartire. Ecco.
sono riuscito. Allora, cosa succede? I grissini non crescono, anche se sono depositati in modo lineare, sono lineari, in realtà nel crescere, nel cuocere, vengono tutti storti e tra uno e l'altro ci rimangono dei grossi spazi, quindi non si riesce a creare un vuoto sufficiente. E anche questo anche perché la ventosa, per quanto si faccia morbida, non riesce a chiudere tra un seme e l'altro. Quindi abbiamo bisogno di una grande portata, ma di poco vuoto per fare sollevare il grissino. Questo si vede qua, i grissini vengono messi nelle bacinelle con cui poi dopo entrano in una flow pack e vedete che in mezzo tra uno e l'altro vedete la distanza che c'è tra un grissino e l'altro. Quando se ne prendono su due o più assieme, questa distanza non permette di creare il vuoto. Invece con questo sistema si riesce. Qui vi faccio vedere sempre velocemente, per la grande distribuzione, sono i mailing, che chi ha avuto bambini piccoli li conosce molto bene, sono vasetti in vetro. E i quattro robot lavorano in coordinato per riempire sempre per le GDO in testata. Da ultimo voglio farvi vedere lo stesso impianto. Intanto che viene creato, c'è una bella ripresa in progressivo dal cliente. Dove ci sono questi 5 robot in questo caso, che vengono messi insieme per creare un sistema per la logistica, in modo da poter poi avere proprio l'uscita del camion pronta per il camion. Va bene. Grazie.